È facile dire la macchina mangia acqua, è colpa della guarnizione di testa. Sì, ma veramente quante cose bisogna controllare prima di arrivare alla guarnizione di testa? Te le faccio vedere. Motore Volkswagen E288 montato su un MAN frigo. Bisogna controllare tutti quanti gli scambiatori. Quello dell'olio, ma avremo un allungamento pesante dell'olio motore. Intercooler aria d'acqua, tutto va controllato in pressione. Scambiatorone delle GR, anche questo sempre controllato in pressione. E tutti i posti dove passa liquido di raffreddamento, per esempio anche radiatore esterno, radiatore interno. Questo motore sfortunatamente ha preso una scaldata abbastanza importante perché si è rotta la pompa dell'acqua. E una guarnizione del genere come fa a perdere, dove perde? Tra monoblocco e testa avevamo una perdita abbastanza importante. Avendo scaldato la guarnizione può esserci una trafilazione fra le lamine della nostra guarnizione di testa, oppure la nostra testata può essersi leggermente imbarcata, come abbiamo visto, trafila fra monoblocco e testata.